Grazie, buonasera. Sono, come l'avvocato mi ha presentato, Carla Rinaldi, presidente della Fondazione Reggio Children Centro Loris Malaguzzi. E anche il mio benvenuto e soprattutto il mio e il nostro grazie alla Fondazione Solidarietà Reggiana per questa importante opportunità che ha offerto alla questa fondazione e quel significato che ha offerto al Centro Internazionale con questa iniziativa e questo percorso. Vi do il benvenuto quindi in questo Centro Internazionale Loris Malaguzzi, che non è solo questo auditorium, come parecchi di voi sanno, che è nato dall'esperienza dei nidi delle scuole dell'infanzia del comune di Reggio Children, di Reggio Emilia, e rappresenta un momento di sintesi e di futuro che nasce proprio dal dialogo di questa esperienza con Reggio Children, con la fondazione stessa, ma soprattutto con la città di Reggio Emilia, con la sua cultura e con i paesi, più di 160, che nel mondo seguono e sostengono con interesse e passione l'esperienza, questa esperienza e la sua ricerca. Ed è per questo, credo, parole come ricerca e come educazione sono state non solo il significato che abbiamo dato a questo centro, che abbiamo preso negli anni, ma è anche la ragione per cui questa occasione ci è parsa particolarmente vicina. Siamo qui per la ricerca, ricerca per descrivere, soprattutto così la vogliamo offrire alla vostra attenzione, il percorso individuale e comune in direzione di nuovi universi di possibilità. Perché siamo convinti che questo atteggiamento di ricerca, una forma mentis di ricerca, sia l'unico proponibile come atteggiamento esistenziale ed etico nella nostra realtà così soggetta a cambiamenti, a rotture, a positive ma anche complesse ibridazioni di razze e culture. Ricerca soprattutto come nuovo possibile significato di un concetto anche a noi molto vicino e caro come quello di solidarietà. Oggi siamo qui per parlare di Africa, per sottolineare però che non parliamo solo di Africa, ma anche di Medio Oriente, America Latina, Europa, parliamo di noi e parliamo di educazione. Credo che parleremo stasera, attraverso i nostri relatori, di educazione alla mondialità, per sottolineare la necessità di un pensiero nuovo, un pensiero interdipendente con il mondo. Un pensiero che non possa ignorare quello che sta accadendo in altre parti del mondo, ma soprattutto un pensiero che cambi il paradigma, le ragioni delle nostre relazioni. Come probabilmente molti sanno, l'esperienza educativa nata nei nidi e nelle scuole dell'infanzia, qui rappresentata e rappresentante della cultura della nostra città, ha voluto dare valore alla ricchezza dei linguaggi e della pluralità degli ascolti, riconoscendo nella parola ascolto una delle altre chiavi essenziali, non solo per questo centro, ma complessivamente proprio per questo cambio di paradigma. Quindi ascolto come elemento essenziale del progetto e di ogni processo educativo. E lo stesso atteggiamento con cui guardare questo dell'ascolto e della ricerca, l'Europa, l'Africa, il mondo oggi. Lo sguardo dell'ascolto e lo sguardo della ricerca. Ed è per questo che la ricerca assume il significato proprio del superamento dei vecchi paradigmi e dell'incontro dei nuovi modi di non solo pensare, ma essere,
in relazione con gli altri e col mondo. È per questo che fin dalla sua costituzione la Fondazione Reggio Cilian, che qui rappresenta, è impegnata in un dialogo con l'Africa e il mondo, col progetto europeo Educa, con la città di Pemba in Mozambico e in Belo Horizonte in Brasile, con AMREF a Nairobi e con il Sudafrica, nella promozione di un'educazione di qualità nel paese di Nelson Mandela. In questo senso, anche l'iniziativa che avrà luogo qui martedì prossimo, l'evento di apertura del progetto SAMEC, è parte di questo nostro sentirci, proprio perché educhiamo, parliamo di ricerca, di formazione, e partiamo dalle più tenerissime età, autori, coautori e responsabili di questo cambio di paradigma. Vorrei lasciare, direi, questo piacere di questa serata, lasciare questo con testimoniando la necessità che non solo questa serata e con i nostri partner l'abbiamo condiviso, non si esaurisca, ma sia il primo passo di un percorso di ricerca. Per questo questa serata non è un episodio, ma un percorso che spero ci vedrà insieme nel cambiare atteggiamento verso l'Africa, cambiare non solo, ma cambiare soprattutto il modo di pensare e anche di agire, e nel volere essere protagonisti di un mondo nuovo, di un dialogo nuovo in cui la relazione tra economia e diritti umani non crei una dissonanza con parole come sostenibilità e democrazia. Vorrei lasciare quindi questo podio ricordando solo e prendendo in prestito una frase dello scrittore Giorgio Messuri: e io qui sono altrove. Qui, aggiungo qui questa sera, c'è un nuovo spettacolo del mondo. C'è un mondo nuovo. Grazie.